questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo pull che io ho deciso di chiamare pull cenere. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato due filati della Mistrico, ossia il Color World e l'Eldorado. Il Color World mi è servito per creare tutta la maglia, mentre l'Eldorado per creare i polsini, quindi i polsi, la parte inferiore e un piccolo giro qui per rifinire lo scollo. Vi dico già che per una taglia S io ho utilizzato tre gomitoli del Color World, un gomitolo dell'Eldorado. Per quanto riguarda una taglia M, vanno bene sempre tre gomitoli del Color World, ma hanno detto usare due dell'Eldorado, mentre per una taglia L vi occorrono quattro gomitoli Color World, due gomitoli Eldorado. Mi raccomando, se volete fare la maglia soltanto con un filato, quindi solo col Color World, allora taglia M vi occorrono quattro gomitoli, perché con tre non ce la fate. Taglia L vanno benissimo comunque quattro gomitoli. Per quanto riguarda invece altri tipi di combinazioni di colore che si possono fare con i filati presenti sul sito, ve ne mostro alcuni. Qui abbiamo lo 01 Color World insieme allo 02 dell'Eldorado, che trovo siano molto carini, ma abbinerei lo 02 dell'Eldorado anche all'8 del Color World, così ve lo faccio vedere bene. O ancora abbinerei sempre lo 08 per staccare maggiormente il colore 01, ossia questo oro. Inoltre, un altro tipo di abbinamento che possiamo fare, che voglio mostrarvi, che trovo anche questo molto carino, è questo qui, il Color World numero 8, abbinato invece al Eldorado numero 7. Quindi questo per staccare ancora ulteriormente. Come vedete, qua stacca tantissimo perché il filato che ho usato io non c'è un nero, ma c'è una tonalità di grigio scura, quindi col nero stacca tantissimo. Però avrei potuto usare anche il grigio se non voglio staccare troppo, rimanere sempre sulle tonalità del grigio, quindi potete gestire e fare le combinazioni di colori che più vi piacciono. Per quanto riguarda la lavorazione, allora si parte dal sotto, si va a lavorare un punto forato, come potete vedere è abbastanza forato, e poi all'altezza quasi degli scalfi, diciamo che io ho fatto un po' più su del seno perché non volevo che mi venisse proprio qua, però se voi avete molto seno e preferite che vi parta molto dal seno, vi fermate sotto al seno e partite con il secondo motivo, che invece ripete sempre uno dei quattro giri che abbiamo, nei cinque giri che abbiamo fatto prima, e quindi come potete vedere sono semplicissimi, un giro che viene sempre ripetuto e si arriva fino agli scalfi. A quel punto si va a fare per la manica, e per la manica io ho deciso di optare con lo stesso punto che ho usato per la parte superiore, in modo da averlo forato soltanto nella parte inferiore. Questo mi permette sotto di mettere un lupetto senza maniche. Infatti, come potete vedere, non ho le maniche sotto, mentre qui comunque il corpo è coperto perché abbiamo comunque più fuori. Quindi, una volta fatto ciò, sono andata comunque a finire la maglia con, come vi ho detto, con l'Eldorado, e poi ho ripreso l'Eldorado per fare qualche giro anche sotto la maglia e un giro qui per rifinire il bordo. Quindi veramente una cosa semplicissima da fare. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare la nostra maglia, come avete visto dall'inizio del video, io utilizzerò due filati, il Color World e l'Eldorado. Nel mio caso utilizzerò il Color World codice 10, che è questo sfumato del grigio, e l'Eldorado anche questo codice 10. Qui invece vi faccio vedere altri due tipi di accostamenti che potete fare. Vedete, mi piace molto come stacca il blu dal resto della lavorazione, dove c'è il viola, c'è il blu, c'è il marrone, mentre qui abbiamo uno stacco meno incisivo, però comunque anche questo molto bello, dove potete usare questo colore dell'Eldorado, che è il colore 02, e invece come filato lo 01 del Color World. Se volete invece staccare di più, invece di usare questo, potreste usare il dorato, che è lo 01. Così, per staccare maggiormente, tipo come stacca di più con il nero. Detto ciò, allora io vi dico già che per poter realizzare la nostra maglia, io utilizzerò l'uncinetto del 4,5, e che nella maglia originale, perché qui vi faccio vedere un campione del punto, vado a montare 128 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 4 catenelle, e a me 128 servono per poter avere una circonferenza di circa 82 centimetri. Quindi per una taglia M io direi che dovete montare almeno 4 motivi in più rispetto a me, quindi andate a montare 144 catenelle. Mentre per
Per una taglia L dovete aumentare di almeno 8 motivi in più, quindi direi 160 catenelle. Tenete sempre presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 4 e che io sto lavorando con un uncinetto del 4,5. Qui ho montato invece 40 catenelle e vi faccio vedere come realizzare il motivo inferiore della nostra maglia, perché io, come avete visto comunque già all'inizio del video, vado a dividere la lavorazione in due motivi. Detto ciò, andiamo a fare prima il nostro giro base. E o vi alzate con una catenella o entrate direttamente nella maglia bassa, nella prima catenella, e andate a realizzare una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Saltate 3 catenelle, entrate nella quarta, andate a fare una maglia bassa. 4 catenelle, di nuovo si saltano 3 catenelle, si entra nella quarta e si va a fare una maglia bassa. E si continua così per tutto il giro base, quindi 4 catenelle, si saltano 3 catenelle, si fa la maglia bassa. Terminato, vi farò vedere come terminare il giro base e come iniziare poi il giro successivo. Sto per terminare il giro base, andiamo a chiuderla in questa maniera: facciamo una catenella, prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e facciamo una maglia alta. Adesso possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. Prendo il filo, quello che vado a fare nell'archetto successivo è quello che faremo per tutto il primo giro. Vado nell'archetto successivo e vado a realizzare 2 catenelle, 2 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme. 2 catenelle. Prendo il filo, rientro nello stesso archetto e vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Una, due, e li chiudo insieme. Archetto successivo, ricomincio da capo, quindi vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Una, due, e li chiudo insieme. 2 catenelle, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse. Una, due, e li chiudo insieme. Prendo il filo, archetto successivo, e di nuovo 2 maglie alte non chiuse. Una, due, e li chiudo insieme. 2 catenelle, prendo il filo, rientro, 2 maglie alte non chiuse, una, due, e le chiudo insieme. Devo fare questo quindi per tutto il primo giro. Vi farò vedere poi come terminare il nostro primo giro. Sto per terminare il primo giro. Devo andare a fare l'ultimo dei miei archetti, quindi sempre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro di nuovo 2 maglie alte non chiuse che chiudo insieme. Per terminare il giro, prendo il filo, vado nell'archetto iniziale e vado a fare 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme iniziali e vado a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così il primo giro. Secondo giro, rientro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa e vado a fare 4 catenelle, 2, 3 e 4, archetto di 2 catenelle successive, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo di 2 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio secondo giro. Quindi 4 catenelle, archetto di 2 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, scusatemi, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Sto terminando il secondo giro e vado a fare una catenella di separazione. Prendo il filo, vado alla maglia bassa e realizzo una maglia alta. E abbiamo terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, il terzo, il quarto e il quinto giro sono identici, quindi andiamo a fare in questa maniera:
uguale come abbiamo fatto prima. Rientriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo e maglia bassa. Devo fare quindi questo per tutto il mio terzo giro e, come dicevo, il quarto e il quinto giro sono uguali al terzo, quindi andiamo a fare sempre una maglia bassa, 4 catenelle, 4, una maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, 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 maglia bassa, 4 catenelle, ah no, scusate, sono arrivata alla fine, quindi solo una catenella, prendo il filo, vado alla maglia bassa e realizzo una maglia alta e si ricomincia da capo con una maglia bassa e 4 catenelle. Quindi adesso vado a fare anche il quarto e il quinto giro, vi farò vedere come terminare il quinto giro e come si riparte dal primo giro. Quindi sto terminando il mio quinto giro e lo vado a terminare come prima, catenella di separazione, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta e adesso si ricomincia dal primo giro, quindi entriamo dentro oppure andiamo direttamente a fare le nostre 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, prendo il filo, archetto successivo, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme e ricomincio così. Quindi questi sono i 5 giri che andremo a fare. Non so ancora se arriverò sotto al seno o sopra al seno, quindi direttamente agli scalfi con questo punto, però ricordate che appunto dobbiamo fare questi 5 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i 5 giri. Ricordatevi ancora che ho montato 124 catenelle lavorando con l'uncinetto del 4,5 e di fare un aumento in più rispetto a me per qualsiasi taglio. Se state lavorando anche con un uncinetto più piccolo, mi raccomando, una taglia S deve comunque andare a mettere almeno, dipende dal filato, però vado a mettere comunque 2-3 o anche 4 motivi comunque in più rispetto a me. Allora, io ho ripetuto i 5 giri per 7 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Ora non sono ancora arrivata agli scalfi, mi manca ancora qualche altro centimetro e a questo punto vado a cambiare la lavorazione, perché nella parte superiore la voglio più piena, quindi non così forata come la parte inferiore, e per fare la lavorazione più meno forata ripeterò sempre da adesso soltanto il primo giro, ossia quello con i ventagli. Quindi, avendo ripetuto già il primo giro, vi faccio vedere come andare a fare di nuovo il nostro primo giro. Ho chiuso il mio giro e quindi vado a lavorare sempre 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Vado nell'archetto successivo e di nuovo a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, le chiudo insieme, 2 catenelle, prendo il filo, rientro e di nuovo 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte non chiuse, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse. Quindi questo è il giro che ripeterò per adesso fino ad arrivare agli scalfi, quindi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Poi andremo a mettere i marcatori, faremo sempre questo giro però fino ad arrivare all'altezza delle spalle, quindi io continuo a lavorare e poi vi dirò quando sono andata a quando metterò i marcatori e vi farò vedere come si termina un giro e come si inizia il successivo, non lavorando più in tondo ma lavorando sempre in giri di andata e ritorno. Una volta fatto quello, poi andremo a fare le nostre maniche. Mi raccomando, quando andate a chiudere il giro fate sempre una catenella e una maglia bassa e ricominciate da capo.
Allora, in totale io ho fatto 4 giri e sono andata a mettere i miei marcatori. Per mettere i marcatori io sono andata a contare i miei gruppi di ventagli e ne ho un totale di 32, quindi ne ho messi 16 dietro, 16 avanti, andando a mettere il marcatore dopo il sedicesimo e prima del primo dei 16 dietro. Stessa cosa da quest'altro lato. Mi raccomando, se ne avete dispari, quello dispari va sempre messo sul davanti, quindi tipo ne avete 33, 16 dietro, 17 avanti. Detto ciò, possiamo andare a continuare la nostra lavorazione. Come vi ho detto, continueremo a farla in giri di andata e ritorno. Quindi a questo punto dobbiamo andare a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro e di nuovo da fare 2 maglie alte chiuse insieme e vado a lavorare normalmente. Quindi vado nell'archetto successivo e di nuovo da fare 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, 2 catenelle, vado nel rientro dentro il mio archetto e di nuovo 2 maglie alte chiuse insieme. Continuo così, vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare il successivo. Andiamo a terminare il giro, quindi entro nell'ultimo ventaglio e di nuovo da fare le 2 maglie alte e le chiudo insieme, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte, le chiudo insieme, mi giro con la lavorazione. Vado a fare una maglia bassissima all'interno dell'archetto di 2 catenelle e ricomincio da capo andando a fare di nuovo le mie 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte chiuse insieme e continuo così a fare quindi questi 2 giri fino ad arrivare all'altezza desiderata, ossia l'altezza delle spalle per tutti gli scalfi. Quindi vi dirò alla fine quanti giri ho fatto. Andrò a fare la stessa cosa dietro, andremo poi a cucire e poi andremo a fare le nostre maniche. Quindi continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Allora, io ho ripetuto giri per 9 volte, però sul davanti il nono giro in realtà ho fatto soltanto 5 dei miei ventagli, sia da questa parte che da quest'altra parte, per fare venire il collo un po' più a V, mentre dietro ho fatto i 9 giri normalmente, quindi anche l'ultimo giro l'ho fatto tutto da destra verso sinistra, quindi in totale 9 giri. Mi raccomando, per una taglia M fate almeno 11 giri, per una taglia L almeno 13 giri. A questo punto, poi come potete vedere, sono andata a cucire per la lunghezza delle mie 5 ventagli e adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica lavorerò sempre con un uncinetto del 4,5 e farò lo stesso punto che abbiamo fatto per il sopra della maglia, perché non voglio le maniche troppo forate, quindi voglio dare questa dualità, tutta la parte di sopra e le maniche di un punto più coprente rispetto alla parte di sotto che è un punto più forato. Quindi andiamo a fare lo stesso punto che abbiamo fatto per la maglia sopra. Mi aggancio sempre sotto a dove ho iniziato a fare la divisione, quindi il mio scalfo, e vado quindi a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, scusate, 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, 2 catenelle, rientro e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse. Ora, secondo se dovete allargare o dovete stringere la lavorazione, fate diverse prove. Io salto qui, vado direttamente qui, quindi dove ho la maglia alta orizzontale, e vado di nuovo a fare le mie 2 maglie alte non chiuse, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte non chiuse. E di nuovo salto una maglia, vado una successiva e di nuovo da fare 2 maglie alte non chiuse. Questo perché non voglio la manica troppo larga, quindi voglio farla un po' più stretta. Se invece voi avete paura che diventi troppo stretta, magari alternate, una volta fatevi più vicino i gruppi, una volta più lontani, in modo tale da avere una lavorazione media e non troppo larga né troppo chiusa. Quindi io continuo a fare questo per tutto il giro, vi dirò alla fine quanti gruppi ho e poi vi faccio vedere appunto come terminare il giro e come riniziarlo.
Sto terminando il giro, vado a fare una maglia bassissima dove ho fatto le due maglie alte chiusi insieme. Con una maglia bassissima importo nell'archetto di 2 catenelle e ricomincio da capo. Allora, io ho 10 gruppi di ventagli e procederò così sempre lavorando con lo stesso numero di uncinetto. Però vi dico già che verso la fine il polsino non cambierò tipo di lavorazione, ma cambierò filato. Vi dirò naturalmente dopo quanti giri. Allora, dopo aver fatto quindi 26 giri, sono andata a cambiare lavorazione, cioè un filato, quindi sono andata sempre a lavorare lo stesso motivo, ma con un filato diverso e ho utilizzato l'Eldorado, quindi un filato più sottile, un po' peloso con il lamé, proprio per dare, non so se il lamé da qua si vede, sì, si vede, proprio per dare forma diversa, stringere un po' il polsino senza però andare a cambiare appunto uncinetto, e quindi la mia manica è pronta. Adesso andrò ad fare la seconda. Allora, una volta terminate le maniche, ho fatto un giro sempre di ventagli anche attorno allo scollo e 3 giri sotto, riprendendo la lavorazione normale. Quindi ho fatto sempre i 3 giri in tondo, ho rifatto il mio ventaglio a dove avevo le catenelle, mentre qui ho fatto ogni ventaglio sopra ogni ventaglio. Qui naturalmente di lato sono andata a farlo dove ho la cucitura e qui dove ho lo scalino, perché qui vi ricordo che sul davanti ho lasciato ho fatto un giro più corto. Quindi adesso la nostra maglia è terminata.